Ci spostiamo adesso a Messina. 3 settimane dall'infiltrazione di gasolio nella condotta idrica ci sarebbero ancora tracce nell'acqua dei rubinetti. Sentiamo Mariella Musso. Il pericolo non è finito, servono ancora precauzioni da parte dei cittadini e degli amministratori di condominio. Nella zona gialla ci sono ancora tracce degli idrocarburi che sono finiti nella rete idrica oramai 3 settimane fa. Non sono dati allarmanti, ma sufficienti a non far cadere l'attenzione e a mantenere inalterata anche l'ordinanza del sindaco emessa il 21 giugno, quella che vieta in tutto il quadrilatero l'uso dell'acqua a fini potabili. Ci si può lavare, sì, ma non si può bere o cucinare senza precauzioni. A far suonare ancora l'allerta e l'esito di alcune campionature fra quelle che sono state raccolte fra mercoledì e venerdì scorsi sul laboratorio mobile che l'AMAM ha messo a disposizione della popolazione. Circa 200 famiglie hanno portato un campione di acqua che usciva dai propri rubinetti per farlo testare e sapere se i valori erano tornati nei termini. Da questi esami, anche se non sono del tutto completi, la concentrazione di idrocarburi nei test risultati ancora positivi è comunque non così alta come quando a metà giugno scoppiò il caso.